Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, finalmente è uscito il primo trailer di Avengers 4, so già il titolo perché ho dovuto postare la notizia sul sito, sarà Avengers Endgame, uno dei primi titoli che erano stati leakati o si vociferavano tantissimo tempo fa, forse il primo è stato addirittura subito dopo l'uscita di Avengers Infinity War, ma adesso il bando ai convenevoli perché io il trailer non l'ho ancora visto, lo sto vedendo adesso con voi per la prima volta. Quindi, l'elmo di Iron Man distrutto. È acceso. Dove? Nello spazio. Signorina Potts, se trovi questa registrazione, non rattristarti. La fine è parte del viaggio. Sto già piangendo, te lo dico. Essere alla deriva nello spazio senza alcuna possibilità di salvezza è più divertente di quanto sembri. Cibo e acqua sono finiti 4 giorni fa. Madonna. L'ossigeno finirà domattina. Eppure, quando mi addormenterò, tu sarai nei miei sogni. Sempre tu. Ma Nebula dove l'ha lasciata? Ah, la scritta Marvel che si sbriciola. L'armatura di Thanos. Thanos ha fatto quello che aveva annunciato. Raccogliere carciofi. Ha sterminato il 50% di tutti gli esseri viventi. Abbiamo perso tutti. Eccola qua. Abbiamo perso amici, familiari e una parte di noi stessi. Oh, occhi di falco, Ronin. Combattiamo per la sopravvivenza. Funzionerà, Steve. Lo so bene. Perché altrimenti non saprei che fare. Perché si è impumaciato i capelli? Sì, figo. Si capisce niente, non ho fatto vedere niente, ma è figo. Endgame, molto bello. Quindi esce da solo dal regno quantico. 24 aprile 2019, hanno anticipato la data. Che dire ragazzi, trailer figo, nel senso che non hanno fatto vedere niente, fortunatamente, se no sentivo già le voci di quelli, oddio, hanno spoilerato già tutto. Già che si fanno vedere Scott Lang alla fine, poi mi gira il cazzo, perché comunque l'avevamo lasciato bloccato nel regno quantico, ma tanto sapevamo benissimo tutti che sarebbe uscito. Molto bella la prima parte iniziale con Tony bloccato da solo nello spazio che manda un messaggio a Pepper. Capitan America che si è tolto la barba e impombatato i capelli, perché boh, lui il lutto mi sa che lo gestisce così andando dal barbiere, dal parrucchiere, però va bene. Ripeto, si è visto pochissimo, c'è Thor che indossa una felpa, va bene. E Thanos che raccoglie i carciofi, erano palesemente carciofi quelli nel campo di carciofi. Schiocca le dita, distrugge metà popolazione e poi si dedica al giardinaggio. Ma Thanos ci piace così. Comunque, trailer carino, figo, mi è piaciuto, molto bello. Endgame come titolo un po' mi fa storcere il naso, forse tra tutti quelli che erano stati vociferati è il più brutto. Annihilation o Avengers Forever sarebbe stato molto più carino. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Anzi, ci vedremo domani perché uscirà il trailer di Spider-Man. Non è ancora certo, ma quasi sicuramente sì. Ciao!